Funzionari tedeschi affermano che il volume di gas naturale russo in arrivo attraverso l'oleodotto Nord Stream 1 ha iniziato a diminuire. Gazprom aveva annunciato all'inizio di questa settimana che avrebbe ridotto le consegne al 20% per effettuare operazioni di manutenzione. Il flusso dovrebbe diminuire ulteriormente nel corso della giornata. Martedì i paesi europei hanno concordato di ridurre il consumo di gas russo del 15% nei prossimi mesi, nel tentativo di prevenire una crisi energetica durante l'inverno, ma l'accordo prevede concessioni ed eccezioni per diverse nazioni. Il presidente Putin sta cercando di mettere alla prova la determinazione europea, la sua unità. Giocherà dando un po' di gas a qualcuno e non ad altri, solo per vedere se l'unità può essere mantenuta. Finora i governi sono stati molto fermi, ma ovviamente il sostegno della popolazione, dell'industria è un po' a rischio ed è su questo che sta giocando Vladimir Putin. Come per i tagli di giugno, la Russia accusa problemi tecnici legati alle sanzioni imposte a Mosca dall'Occidente. La Germania ha affermato che potrebbe prolungare la vita delle sue 3 centrali nucleari rimanenti, che rappresentano il 6% del mix energetico complessivo del paese, a fronte di un possibile taglio di gas russo.